In diesem video geht es um Konditionalsätze. In questo video ci occupiamo delle frasi subordinate condizionali o anche frasi ipotetiche. In tedesco vengono introdotte da wenn oppure anche da falls. Nelle grammatiche di lingua tedesca troverete spesso questo termine, Bedingungssätze, quindi le frasi subordinate condizionali, ma di Bedingung è la condizione. Bedingung. Ecco, in grammatica anche Konditionalsatz sono sempre loro, wenn und falls. La congiunzione italiana se può essere tradotta in tedesco appunto con la congiunzione wenn, che introduce appunto una frase condizionale, una frase ipotetica, ma anche con la congiunzione ob che introduce un'interrogativa indiretta. Facciamo un po' di chiarezza tra queste due frasi. Noi ci occupiamo in questo video delle condizionali, ma dobbiamo per forza anche occuparci della frase con ob. La prima frase, quella con wenn, corrisponde a se nel senso di nel caso in cui. Quindi quando abbiamo delle frasi condizionali con wenn, le possiamo sostituire con false nel senso di nel caso in cui. Nel caso in cui questo non è possibile, utilizzeremo ob. Quindi abbiamo detto che se si traduce con wenn nel caso in cui, quindi quando significa nel caso in cui, e si tratta di frasi condizionali, quindi der Bedingungssatz o der Konditionalsatz, la frase subordinata ipotetica o condizionale. Vediamo questo esempio. Wenn ich ihn sehe, informiere ich dich darüber. Se io lo vedo, ti informo. Quindi, wenn ich ihn sehe, informiere ich dich darüber. Abbiamo quindi se io lo vedo, che può essere sostituito da nel caso in cui io lo vedo, ti informo. Abbiamo quindi nella frase principale, come sempre, l'inversione tra soggetto e predicato, perché cominciamo con la principale. Se la giriamo, ich informiere dich darüber, wenn ich ihn sehe. Funziona chiaramente anche. Se nel caso in cui, in tedesco è falls, wenn du dieses Buch lesen willst, kann ich es dir ausleihen. Quindi se vuoi leggere questo libro, te lo presto, posso prestartelo. Vediamo che questo wenn possiamo sostituirlo con falls. Guardiamo la frase con falls. Falls du dieses Buch lesen willst, nel caso in cui vuoi leggere questo libro? Te lo presto. Funziona. Quindi quando wenn è sinonimo di false, avremo appunto il nostro se wenn. L'altro modo di tradurre se attraverso la congiunzione ob, che introduce una domanda indiretta, una frase dubitativa, anche detta frase dubitativa, è io non so, ich weiß nicht, ob ich morgen zur Party komme. Non so se domani vengo alla festa. Che cos'è una directe frage? Una directe frage, una domanda diretta, è una domanda che ha come risposta sì oppure no, una cosiddetta ja-nein frage. Infatti io posso fare porre la domanda, kommst du morgen zur Party? Domani vieni alla festa? Posso evidentemente dire ja, ich komme morgen zur Party, oppure nein, ich komme morgen nicht zur Party. Quindi, quando abbiamo queste domande la cui risposta è sì o no, potremmo formulare una domanda indiretta con il se. Io non so se. Ecco, questo se sarà sempre soltanto ob, non potrà essere wenn, perché non è sostituibile nemmeno con nel caso in cui. Nella domanda o nell'interrogativa indiretta con ob, la particella ob non è mai sostituibile con false. Di conseguenza non potrò usare wenn, ma soltanto ob. Attenzione, questa è una regola molto importante. Abbiamo un ultimo esempio, wenn con il congiuntivo 2, quelle frasi in cui, quando abbiamo in italiano il congiuntivo nella frase con il se, wenn der Zug pünktlich wäre, quindi se il treno fosse puntuale, würde ich mich nicht verspäten, quindi il
verbo sich verspäten vuol dire essere in ritardo, qui è una frase negativa, quindi non arriverei in ritardo. Vediamo quindi i verbi wäre nella frase subordinata e würde ich mich nicht verspäten. Verspäten è il verbo della frase principale, würde l'ausiliare per formare il condizionale. C'è un video che poi spiega come formare il congiuntivo 2, che in tedesco è la stessa forma, sia wäre che würde verspäten è la stessa forma di congiuntivo 2, dove wäre è l'ausiliare. Mentre würde è in fondo la forma sostitutiva, ma di questo ce ne occuperemo un'altra volta. Per il momento sappiate che wenn introduce anche una frase appunto condizionale. Notiamo quindi questo wäre, che è il congiuntivo 2, in italiano è fosse, in italiano quindi se il treno fosse puntuale, wäre, congiuntivo 2 del verbo sein, mentre l'altro verbo würde verspäten, würde sich verspäten, sich verspäten, würde ich mich verspäten, sich verspäten, è sarei in ritardo. Spät, lo conoscete, sich verspäten, quindi essere in ritardo. In questo video abbiamo visto le frasi subordinate condizionali o ipotetiche che sono introdotte da wenn, se. Wenn du nicht kommen kannst, schreibe mir bitte eine SMS. Se non puoi venire, scrivimi un SMS, quindi un messaggino, eine kurze Mitteilung, che è sostituibile anche con falls, nel caso in cui. Falls du nicht kommen kannst, schreibe mir bitte eine SMS. Quindi, nel caso in cui non puoi venire, scrivimi un messaggino. Da non confondere con ob, che invece introduce una subordinata indiretta, quindi una domanda indiretta, quella la cui risposta può essere sì o può essere no, sono frasi dubitative, non so se, ecco questo sì non è wenn ma è ob, quindi quando wenn è sostituibile da nel caso in cui è sempre wenn, altrimenti userò ob. E poi abbiamo anche un altro uso di wenn che è il wenn più congiuntivo 2, quindi italiano con il congiuntivo e nella principale con l'imperfetto, quindi wenn ich Zeit hätte, würde ich jeden Tag im freien Sport treiben. Oppure, c'è anche la forma passata che vedremo più avanti, wenn ich mehr Geld gehabt hätte, se avessi avuto più soldi, hätte ich mir ein neues Tablet oder ein neues Haus oder ein neues Handy gekauft. Quindi, se avessi avuto più soldi, avrei comprato, qui nell'esempio, una nuova casa.